Siamo tornati con un nuovo episodio della carriera allenatore con la Juventus. Ancora una volta, non ve lo devo neanche dire io, dovreste già farlo in automatico, ma raggiungiamo subito i 5.000 like per avere un nuovo episodio entro solamente due giorni. 5.000 like e ve lo porto, dai, avanti. Passate poi in descrizione, troverete tutti i link ai miei social network, tutti i link ai canali di Brilles e iscrivetevi dappertutto perché oggi andiamo a giocare una partita importantissima contro il Napoli, che ci sta inseguendo in classifica. Questa partita è un po' un crocevia perché può voler dire tutto. Perdere vorrebbe dire riaprire il campionato, vincere invece vorrebbe dire scappare via verso l'Inter, solamente contro l'Inter. Le altre rimangono tutte dietro. Probabilmente dovremo fare un po' di turnover, però per adesso me la giocherei così, con Dybala, Ronaldo e Aubameyang, insieme a Marchisio, Nainggolan e Vidal a centrocampo. Ci sono ancora dei giocatori un pochino stanchi, ma non posso prescindere da tutti questi titolari. Ed eccolo qui, lo scontro che come sempre è quello al vertice da qualche anno a questa parte nel campionato italiano insieme alla Roma. Napoli-Juventus si gioca al San Paolo di Napoli, sempre il tutto esaurito, sempre il pienone, ma Pierre Emerick Aubameyang si è sbloccato e vorrà sicuramente dire la sua. Povero Sassuolo, così in basso, la Sampdoria non c'è neanche in questa classifica, le squadre che abbandono vanno giù. Napoli ha preso un bel po' di gol comunque per essere lì in classifica, eh. Noi ci proviamo, vogliamo fare male a tutti i nostri avversari, mantenendo sempre una certa dose di rispetto. Vidal, dentro così, per Aubameyang, attenzione, ancora Aubameyang che la protegge, può allargare su Alexandro, adesso Alex dentro per Cristiano Ronaldo e poi chiede l'1-2 e lo ottiene, ma c'è un fallo, ci sarà un cartellino giallo anche. Va a coprire la porta, io provo a tirarla con Paolo Dybala, il tiro di Dybala deviata proprio dal capitano del Napoli con le mani a cercare Nainggolan, parte la sovrapposizione, invece no, parte adesso, allora gliela dà Dybala, ecco Bellerin chiede l'1-2, se ne va, Dybala gliela ridà, Bellerin sul fondo, la può mettere sul secondo palo per Aubameyang, va alla sponda per Ronaldo, cosa ha parato il portiere, la palla è ancora nostra però, il nostro possesso, Ronaldo che si appoggia a Dybala, che va con tiro giro, e c'è il gol, incredibile questo gol, bellissimo, non ci credo, un'esplosione di gioia mi ha conquistato il cuore. Paolo Dybala la mette con un tiro a giro impressionante che becca la traversa e poi rimbalza dentro e poi torna fuori, tutti ad abbracciarlo perché questo, ragazzi, è un gol importantissimo e bellissimo, voglio rivederlo, fatemelo rivedere, tutti i tifosi della Juve arrivati da San Paolo che festeggiano. Eccolo qua Ronaldo, dopo una gran conclusione si appoggia a Dybala, mamma mia, perché poi torna proprio fuori, il portiere non la tocca neanche. Questo è un gol strepitoso. Di prima, a giro, boom, lì, sotto la traversa, la palla entra e poi esce e il mister esulta, ma l'importante è 1-0 contro il Napoli, Paolo Dybala. Aubameyang, attenzione, la recupera, fa andare in contropiede Marchisio, Marchisio vuole cambiare tutto, sbaglia però, attenzione, perché Jorginho adesso ha la possibilità, ma Nainggolan se la va a riprendere. Vidal, dentro così per Pierre che si appoggia a Vidal, e poi dentro ancora a Marchisio, che è il nostro regista, il nostro metronomo, come vi ho fatto notare qualcuno, dentro così per Hector Bellerin, che può spingere, può andare, è quasi un'ala, non un terzino, ancora Bellerin si appoggia, sapientemente a CR7, fuori da Nainggolan, ancora lì indietro. C'è Dybala che si riappoggia ad Alessandro, attenzione perché si muove tra le linee, Dybala! Dentro così, per Cristiano Ronaldo, chiede l'1-2, per Emerick Aubameyang, attenzione perché si butta dentro, ancora Dybala, servito, Dybala, in aria, prova a girarsi, sul mancino Dybala, spara addosso al portiere. Nainggolan può avanzare, ancora lui, il trattore con le gambe, dentro per Aubameyang, la palla intercettata benissimo da Tonelli, che può far ripartire l'azione, Milik dentro per Insigne, ancora il tridente del Napoli pericolosissimo, Insigne se ne va, ma lo porta fuori Jimenez. Aubameyang dentro così per Vidal, che deve fare gli straordinari, deve fare anche l'ala in questa partita. Ancora Arturo Vidal che si vuole appoggiare per Aubameyang, fuori, cercare Marchisio, c'è Dybala libero ancora sul mancino, la deviazione che esce di così. Ronaldo batte il corner e devo cambiarlo assolutamente. Paolo Dybala che la va a prendere, Dybala da lì può provare, ma forse c'è il fallo. La palla che è ancora qui e Dybala la recupera, dentro per Ronaldo, Ronaldo la stoppa, si appoggia ancora Dybala, sempre 1-2 tra questi e poi ancora dentro per CR7. CR la può andare a prendere, di fisico la può tenere, dietro per Nainggolan. E questa volta provo l'1-2, Dybala, Thiago Alcantara, ancora Dybala con il mancino a giro, prova ma non ci riesce. Aia, Duvan Zapata col 10 di Maradona addirittura la mette fuori. E adesso il Napoli ci crede tantissimo e trova infatti il gol del pari, l'1-1, al 75esimo. Chi è? Non ditemi Duvan col 10 di Maradona, perché sarebbe una bestemmia calcistica di livelli epocali. Chi è? Il tiro? Non ho capito. Chi è che mi ha fatto gol? Ghulam, no, non è Ghulam, è Elkadouri. È Elkadouri che è ancora a Napoli. È proprio capitano! Capitano, non solo il 10 di Maradona sul braccio di Duvan Zapata.
Anche il Kadduri, capitano del Napoli, con Hamsik in campo. Ci appoggiamo, così, ancora Paolo Dybala, che sarà quello che accenderà la luce. Dybala prova da lì, il tiro all'incrocio dei pali, pienissimo. Nainggolan la viene a prendere Bellerin, la stoppa Bellerin con il petto, la mette giù, dentro per Ronaldo, e poi Ronaldo la va a riprendere e poi la riperde. Ronaldo in questa partita veramente non pervenuto, e fallo di Bellerin. Thiago Silva, dentro per Nainggolan, la palla che non gli arriva, e poi la riprende, dentro Dybala per Cristiano Ronaldo. Goulam copre benissimo. Ronaldo dentro per Aubameyang, una gran palla, attenzione perché Aubameyang può allungare la squadra. Aubameyang dentro per Dybala, il tiro di Dybala, la palla che da Ronaldo, e non riesce a buttarla dentro, non ce la fa. Dybala che insegue Raúl Albiol, ancora una volta Dybala. Uno sforzo epico, ma Raúl Albiol è più bravo. Adesso il Napoli può uscire con tutta tranquillità. Probabilmente l'1-1 va anche bene al Napoli. Attenzione perché invece Aubameyang la recupera. Dentro così per Nainggolan, Dybala va a cercare Ronaldo. Attenzione Cristiano, dentro per Thiago Alcantara che si appoggia. Dybala porta vuota, Dybala porta vuota, la butta dentro e c'è il gol del 2-1 al 94esimo minuto di gioco, quando tutto sembrava ormai finito. Invece Paolo la riapre clamorosamente, doveva uscire, è rimasto per vincerla. Gran palla di Thiago Alcantara, lì a cercare Paolo Dybala col 10, 90 di overall, il nostro fenomeno, Cristiano Ronaldo nella nostra squadra, ma probabilmente il prossimo pallone d'oro lo vincerà quel ragazzino col 10 sulle spalle. Ti amo Paolo, ti amo! E finisce qua, una partita che mi ha fatto tornare l'influenza, mamma mia che bella, forse una delle più belle che abbia mai giocato, una delle più sentite sicuramente. Paolo Dybala, eroe! E dopo questa bellissima partita, dopo questo grandissimo risultato, possiamo sperare che l'Inter non abbia vinto e allungare clamorosamente in campionato già a novembre. Invece l'Inter ha vinto, quindi siamo solamente a più 3 su Nerazzurri. Adesso c'è l'Empoli, ma io direi di simularla perché poi c'è la Champions. Qualche simulazione ogni tanto la vedrete, perché ovviamente non ho il tempo materiale per giocarle tutte queste partite. Tanto diciamoci la verità, la partita con l'Empoli a qualcuno interessava seriamente. Andiamo a simularla in casa contro l'Empoli con la formazione delle riserve. Ma sono veramente convinto che anche questi possano fare molto molto bene. L'importante è non farsi male. 2-1, l'ho appena detto, Thiago Silva si è fatto male. Però ho visto che ha vinto anche l'Inter, quindi rimane ovviamente invariato il risultato e la distanza tra i punti. 4 mesi Thiago Silva, ragazzi. 4 mesi mi è costata simularla con Thiago Silva in campo. E va bene, dovremo fare con quello che abbiamo. Barzagli dovrà fare gli straordinari probabilmente. Ma c'è il turno di Champions contro il Basilea, che è ancora 0 punti. Noi siamo a 9, punteggio pieno. Quindi sulla carta è veramente molto molto facile, ma stiamo attenti. I titolari sono pronti, perché oggi vincendo potremo passare matematicamente il turno della Champions. Champions Cup, Juventus Stadium, è sempre una partita importante, perché quella coppa è la nostra ossessione, la mia ossessione. Cristiano Ronaldo si appoggia così ad Arturo Vidale, poi dentro ancora per Ronaldo, chiede l'1-2 a Paolo Dybala, che da lì può andare al tiro e provarlo, il palo di Paolo. Mamma mia ragazzi, quando tiro a giro con Paolo Di Mancino è veramente una preghiera per gli avversari, devo beccare il palo se no faccio gol. La va a prendere Cristiano, proprio da punta rodata, quale non è. E poi dentro, Bellerin chiede l'1-2 e Ronaldo gliela ridà, fa anche il trequartista, e poi ancora dentro per Cristiano Ronaldo che porta sulla squadra. Adesso torna a fare la punta, Cristiano Ronaldo di sfondamento, se ne va e prende il fallo che non gli viene fischiato. Dalla bandierina Dybala la mette dentro per Piazza, che può fare la sponda aerea, la va a prendere Cuadrado. Attenzione perché questo è un intervento veramente goffo ed efficace. Chiellini, Nainggolan, dentro così per Paolo Dybala, adesso spalla alla porta, la può prendere, Cuadrado va a cercare Ronaldo e poi possiamo scatenarci, si appoggia Dybala, Ronaldo prova a partire, anche Cuadrado, ma Dybala prova a cambiare tutto, per Piazza gli dà una palla cioccolatinosa bellissima, Piazza la mette per Cuadrado che nel mentre è arrivato la palla è lì, che azione! Ora Paolo Dybala, c'è Ronaldo che scappa dietro al difensore, che non lo segue, c'è il secondo da saltare, ancora Ronaldo, sempre lui, dietro per Dybala che va a Cuadrado, si appoggia a Nainggolan, può tirare una fucilata che non entra nella porta. Veramente ragazzi, stiamo facendo un dominio assoluto in ogni partita che stiamo giocando e mi sto divertendo tantissimo con questa squadra. Vidal e Nainggolan adesso addirittura fanno i centravanti e sono gli unici due mediani che abbiamo in campo. Dybala, Ronaldo, Ronaldo fa la sponda dentro per Cuadrado, attenzione che possiamo sgusciare via, ancora Cuadrado per Dybala che attende fuori il tiro a giro di Paolo, la prendono. Piazza si appoggia così ad Alessandro, poi chiede l'1-2 a Bellerin. Cosa ci fanno tutti e due terzini su questa fascia? Dentro Vidal a cercare Nainggolan, ancora Nainggolan e dentro per Vidal, giocano solamente a coppie, due terzini, due centrali. E adesso Piazza che può andare, dentro per Cristiano Ronaldo che la dà a Cuadrado e c'è il gol! E c'è il gol! Una delicatezza di tocco di Cristiano Ronaldo disarmante! Ma cosa ha fatto? È un piede di fata vellutato! Guardatelo!
dentro così, piazza per Ronaldo, che numero ha fatto? E poi, vabbè, Cuadrado da lì poteva solamente fare gol, un colpo da biliardo, ma Cristiano Ronaldo ha fatto un numero nell'appoggio per creare questo gol che da solo devo rimangiarmi, solo per questo tutte le brutte parole che gli ho detto contro il Napoli. Dybala, Cuadrado, ancora Cuadrado che può metterla con un bellissimo cross da solo, Vidal, e c'è il gol, il 2-0 di Re Arturo, Re Artù, Arturo Vidal, il King, è tornato, aveva appena tirato una palla fortissima, e poi Cuadrado l'ha pennellata, gol e assist per il colombiano, guardatela, c'era scritto solamente fai gol, 2-0, anche questa partita sbloccata, raddoppiata e probabilmente messa in cassaforte. Nainggolan, dentro per Ronaldo, attenzione, c'è R7 ancora, c'è Piazza adesso che vuole puntare tutti i suoi avversari, vuole creare la superiorità numerica necessaria per andare a fare il gol. Vidal, dentro per Cristiano Ronaldo, ci può arrivare, infatti ci arriva il fenomeno portoghese, ancora Ronaldo che sterza, rientra in aria il tiro di Ronaldo, grande prestazione. Basilea vuole rientrare subito in competizione, in corsa, e ce la fa con un 2-1 di piede perno, abbiamo veramente fatto una cosa che non si deve mai fare, siamo saliti con tutti i difensori e poi guardate qua, gli abbiamo fatto fare piede perno come se fossimo nel basket. Alessandro, non mi sei piaciuto, attenzione. Mandzukic dentro così per Piazza, Piazza si appoggia ancora una volta, Claudio Marchisio adesso largo, ci può andare ancora da Piazza, e poi adesso Ronaldo addirittura che si defila a far fare il centravanti a qualcun altro, ed è Piazza che tira. Piazza la bandierina, Thiago Alcantara la mette proprio come in occasione dell'altro gol, e c'è Mandzukic, Mario Mandzukic, faccio il segno della croce, perché quando segna Dio, quando segna Gesù, non puoi fare altro che esultare. Guardatelo, va a esultare dicendo il Vangelo in faccia ai suoi apostoli. Che ignoranza che mi sta venendo nel cervello, devo smetterla. Ma il gol di Mandzukic era inaspettato, è veramente ben voluto. Thiago Alcantara la mette, è Super Mario con una torsione impossibile. Neanche un contorsionista riesce a mettersi così. Fa gol, il 3-1 in Champions, felicissimo. Ronaldo vede Piazza tutto libero, non riesce a dargliela, ma Marchisio probabilmente sì, gliela mette, ma dove Piazza non può arrivare. Ronaldo che va a lottare, la palla che va indietro, è il 90esimo, l'arbitro deve fischiare, ha già il fischietto in bocca, eccolo qui, lo vedo già, e finisce qua 3-1 anche questa partita, bellissimo episodio. C'ho i capelli tutti in disordine perché ho esultato troppo. Mamma mia, la prossima sarà contro il Milan, e anche se non c'è Bonucci inizio a sentire questo big match per la Serie A reale. Ma come al solito non sarà in questo episodio. Se volete vederlo, questa settimana arriviamo subito a 5.000 like. Io ragazzi credo in voi, fatemi vedere quanto ci tenete. Un